Ciao a tutti e benvenuti alla super guida dedicata a Warwick Giungla in Season 12. Nella super guida, come in tutte le super guide, ci sarà tutto, a partire dalle abilità, quindi una spiegazione molto dettagliata di tutte le abilità di Warwick, build e rune che potete utilizzare con Warwick, combo, tips and tricks, veramente tutto ciò che vi serve per iniziare a giocare questo campione al meglio. Vi ricordo anche, ovviamente, di mettere like a questo video, perché è un video ovviamente impegnativo da realizzare e un like è molto molto apprezzato, perché mi aiuta a farlo un po' conoscere, quindi mettete like al video. E vi ricordo anche che ho aperto un canale dedicato esclusivamente ai giochi horror, si chiama SGH, solo giochi horror. Trovate ovviamente il link in descrizione, se vi interessa passateci e iscrivetevi, perché arrivano molti video anche là, ce ne sono già parecchi, ne arriveranno altrettanti. Adesso iniziamo ovviamente parlando delle abilità. Siccome le abilità non sono cambiate dalla scorsa stagione, ho utilizzato un pezzetto di video del video della scorsa stagione, appunto della season 11, per illustrarvi le abilità. Poi ovviamente tutto il resto l'ho rifatto e riadattato, a partire dalle rune, le build, le maxing delle spell, anche se non è cambiato, e poi ovviamente il gameplay finale. Iniziamo subito a parlare delle abilità di Warwick. La passiva Sete Eterna, praticamente Warwick fa del danno sul colpo. Quindi ogni autoattacco, oltre al danno dell'autoattacco, fa un danno aggiuntivo magico. E se Warwick ha meno della metà della salute, recupera in salute il danno magico che fa sul colpo, ok? Quindi, che ne so, la passiva ci fa 28 danni magici in più, noi recuperiamo 28 di salute ogni autoattacco quando siamo al di sotto del 50% della salute. Quando siamo al di sotto del 30%, no, del 25% della salute, recuperiamo ancora di più. E questo è un motivo per il quale Warwick è un sacco forte nei duelli, perché quando ha poca salute e sembra che stia morendo, in realtà recupera un sacco di salute. E adesso guardate quanto ci curiamo con i semplici autoattacchi. È arrivato un colpo di torre nel frattempo. Cioè, vedete, ogni autoattacco recupera un po' di salute. E poi ovviamente quando saliamo sopra il 50% ci fermiamo sostanzialmente. Ora parliamo della Q, Fauci della Bestia. Allora, praticamente attivando l'abilità noi facciamo questo: mordiamo l'avversario, gli facciamo danno magico e ci curiamo di una parte di quel danno che facciamo, che di solito è veramente tanto. Guardate, boom, fatto danno e mi sono curato di un bel po'. Come avete visto, ho applicato gli effetti della Tiamat utilizzando la Q, perché la Q applica gli effetti sul colpo, quindi applica anche, per esempio, l'effetto sul colpo della fulgore, ok? Quindi la Q è automaticamente potenziata dalla fulgore. Tenere premuta la Q significa che noi non solo mordiamo, ma attraversiamo il bersaglio, ci agganciamo al bersaglio e lo seguiamo qualsiasi cosa lui faccia. Tipo così, ok? E gli balziamo dietro. Questa cosa è fondamentale perché con la Q premuta noi possiamo seguire qualsiasi abilità di movimento dei nemici. E poi lo vedremo nello specifico nella sezione tips and tricks, perché è veramente la cosa più importante, tra le cose più importanti per Warwick. E ovviamente anche tenendola premuta facciamo gli stessi danni e ci curiamo della stessa quantità. La W, caccia di sangue, ha una passiva e un'attiva. La passiva è che noi riusciamo a percepire i nemici con meno del 50% di HP. Percepire significa che anche se non li vediamo, noi avremo una scia di sangue, che dopo vi farò vedere nella mappa, che conduce a loro anche nelle parti della mappa in cui non lo vediamo. Quindi la nostra passiva ci consente di individuare questi bersagli, quindi attraverso queste scie di sangue che ci conducono a loro. E una volta individuati questi bersagli, noi otteniamo velocità di movimento verso di loro, che sarà anche alta, molto molto alta, e velocità d'attacco contro di loro, ok? Quindi bersagli con poca salute, noi siamo veloci a raggiungerli e attacchiamo con tanta velocità. E ovviamente lo rende molto molto forte nell'uno contro uno, perché se il bersaglio che abbiamo contro si riduce la sua salute progressivamente, noi aumentiamo la nostra velocità d'attacco e la nostra velocità di movimento verso di lui. Se lui scappa, noi lo rincorriamo e riusciamo sicuramente a prenderlo. Ovviamente è anche un tool ottimo per gankare, perché se
vediamo che c'è in una lane un avversario con poca salute, noi abbiamo velocità di movimento verso di lui, quindi riusciamo a raggiungerlo molto velocemente e a gankare facilmente. L'attiva della W è questa, praticamente brevemente riusciamo a percepire tutti i nemici e ottenere l'effetto passivo dell'abilità contro il campione nemico intorno a noi. Ovviamente se noi la utilizziamo bene, possiamo, per esempio, se vogliamo gankare botlane e vogliamo utilizzare il bonus di velocità di movimento e velocità d'attacco verso la botlane, quello che dobbiamo fare è assicurarci che intorno alla botlane non ci siano campioni nemici. In questo modo noi possiamo attivare la W, che vedete ha un range molto ampio se guardate nella minimappa, possiamo attivare la W e fare in modo che il bersaglio della nostra W sia nella botlane. Ovviamente se noi stiamo a metà del fiume, per esempio, se noi stiamo qua e vogliamo attivare la W per la botlane, è difficile che beccheremo esattamente la botlane, perché potrebbe esserci il nemico in giungla oppure potrebbe esserci il mid laner, che come vedete potremmo beccare con la nostra W, che potrebbe essere più vicino a noi rispetto alla botlane. Quindi per assicurarci di beccare effettivamente la botlane con l'effetto della W, avviciniamoci in modo che escludiamo almeno la mid lane, ok? E poi possiamo premere effettivamente la W per ottenere il bonus. Se io la premo per esempio qua, dovrei, eccolo, la scia di sangue, vedete? Ottengo il bonus della scia di sangue verso il nemico più vicino, che in questo caso era lui. E contro di lui ho velocità di movimento, come vedete, e anche velocità attacco bonus. Quindi questa è la W. Siamo velocissimi a raggiungere i bersagli con poca salute e li attacchiamo molto velocemente perché abbiamo velocità d'attacco. In più, la parte passiva, la parte attiva, quando attiviamo la W, riusciamo a percepire il nemico più vicino a noi e ad avere il bonus della W verso quel nemico. Allora, non mi sono spiegato bene. Sostanzialmente, con l'attiva della W otteniamo lo stesso bonus della passiva della W, ma sul nemico più vicino a noi, a prescindere dalla sua salute. Quindi possiamo utilizzarla praticamente per avere il bonus della W, che è automatico, ma per controllarlo noi, per utilizzarlo sul campione a noi più vicino, che è quello che magari vogliamo bersagliare. Poi la E è un'abilità fondamentale di Warwick. Otteniamo, allora la E è fatta in questo modo, ha due cast. Un primo cast, che è questo, in cui, che adesso vi faccio vedere, in cui otteniamo riduzione danni. Qualsiasi danno che ci viene fatto viene ridotto, ok? È una riduzione danni che scala poi col livello. Al momento siamo a 35%, ma arriviamo fino al 55%, sì, esatto, fino al 55%. E per 2 secondi e mezzo, 1, 2 e mezzo, ok, per questo tempo noi riduciamo i danni. Il secondo cast accade automaticamente dopo 2 secondi e mezzo, oppure possiamo ricastare l'abilità dopo mezzo secondo per riattivarla immediatamente. Cosa succede al secondo cast? Al secondo cast spaventiamo i nemici che abbiamo intorno in questo raggio. Ne spaventiamo sia che sia uno, sia che siano in tanti. Quindi io quello che voglio fare in realtà è utilizzarlo di solito al contrario, cioè per spingere il nostro bersaglio verso la nostra torre, verso i nostri alleati. Poi vi spiegherò meglio come farlo nella sezione tips and tricks. Quindi questa è la E, fondamentale per spaventare i nemici e utilizzare quindi crowd control su di loro, in modo da riuscire a batterli. Oltretutto, fondamentale anche per diminuire il danno in entrata. Primo cast, 2 secondi e mezzo, diminuiamo il danno in entrata. Secondo cast, che avviene in automatico dopo 2 secondi e mezzo, ma che noi possiamo anche anticipare, che spaventa i nemici. La R, l'ultima abilità rimasta, balzo dell'infinito. Allora, noi praticamente balziamo verso una direzione bersaglio, quindi non è punta e clicca. Noi dobbiamo effettivamente beccare il bersaglio. Se io voglio beccare questo ma metto la freccetta qua, non lo becco, ok? Quindi saltiamo verso una direzione bersaglio e la distanza aumenta in base alla velocità di movimento che abbiamo. Per esempio, se io adesso attivo la W e quindi la mia velocità di movimento verso questo bersaglio aumenterà, vedete che il cerchio della R si allarga e adesso si stringerà appena finirà l'effetto della W. Guardate, finisce, il cerchio si stringe, ok? Quindi la distanza con la quale balziamo aumenta a seconda della velocità di movimento che abbiamo.
Una volta che balziamo, sopprimiamo il campione sul quale che becchiamo sostanzialmente e canalizziamo per un secondo e mezzo. Quindi per un secondo e mezzo questo campione non potrà muoversi, guardate. Avete visto? Oltre a non poterlo a sopprimerlo e quindi ad immobilizzarlo, infliggiamo danni magici e applichiamo tre volte gli effetti sul colpo, quindi gli effetti sul colpo della nostra passiva in questo caso e anche della Tiamat, guardate, vedete, eccolo qua, si attiva anche quello. In più Warwick recupera il 100% di tutti i danni inflitti, quindi ci curiamo anche con questa spell. Se siamo in salute bassa e noi utilizziamo la R, guardate, ci siamo praticamente curati di tutta la salute che avevamo perso. Questo è un tool incredibile per gankare, ma ancora di più per concatenarlo insieme al crowd control della E. In questo modo spaventate i nemici, che non possono, vi ricordo, attaccare o fare nulla quando sono spaventati, e proprio mentre sta per finire lo spavento dei nemici utilizzate la R, così li sopprimete per un ulteriore secondo e mezzo. In questo modo avrete un secondo di fear più o meno, in più un secondo e mezzo di soppressione, per un totale di 2 secondi e mezzo in cui il nemico non può fare assolutamente nulla. Molto molto forte. Quello che dovete fare sostanzialmente con Warwick per fare una combo utile è utilizzare la E quando siete per spingere il bersaglio, mettiamo che sia questo il nostro bersaglio, verso i nostri alleati. Per esempio adesso vi piazzo anche un fantoccio alleato in modo che ve lo faccio vedere. Spingere i nemici verso i nostri alleati. Per farlo, allora vi faccio vedere addirittura dallo scatto club, così vedete effettivamente l'effetto della fear. Mettiamo che lui sia il nostro nemico, quello che vogliamo spaventare. Se io utilizzo la E in questo modo, vedete che lui scappa verso qua, ok? Quindi come faccio io a farlo scappare verso il nostro alleato? In questa maniera, ok? Quindi utilizzo la E tenendola premuta per attraversare il bersaglio, la Q scusate, tenendola premuta per attraversare il bersaglio, e riattivo la E una volta che sono dietro al bersaglio in modo da spingerlo verso il mio alleato. Quindi combo completa, W doppia e abbiamo velocità di movimento verso di lui. Poi ci avviciniamo, autoattacco E, dietro E, pam pam, e proprio appena sta per finire la R che ho beccato su di lui per qualche motivo che non comprendo, ma doveva essere sull'altro. W doppia, ci avviciniamo, E dall'altra parte, e poi R proprio appena finisce il fear, e poi ce ne andiamo, ok? Iniziamo la sezione tips and tricks con un filmato. Infatti il trucco più importante da sapere per Warwick è questo: la Q di Warwick segue qualunque abilità o runa di movimento il nemico usi. Segue tutti i dash, i blink, segue i flash e segue addirittura il TP se lo utilizzate al momento giusto. Quindi abituatevi a prevedere il momento esatto in cui l'avversario flasherà o userà la sua abilità di movimento per disingaggiare, perché così diventerete dei Warwick davvero imbattibili, in quanto riuscirete a seguire i nemici in qualsiasi movimento essi facciano. Altra cosa importante da non fare su Warwick è non utilizzate la E sui campi della giungla, perché sostanzialmente non cambia nulla e per tot secondi non avete una delle vostre abilità più importanti, l'abilità che vi consente di gankare in maniera abbastanza efficace e che vi consente anche di difendervi dai nemici nel caso ci fosse per esempio un invade, cioè se un avversario vi invade mentre siete in giungla voi siete bassi in salute per qualche motivo, non succede mai con Warwick, però potrebbe succedere per tanti motivi, e voi potete utilizzare la W doppia per farlo scappare e poi andarvene via. Se non avete la W doppia perché l'avete utilizzata per pulire un campo, questa cosa non la potete fare. E sarà anche più difficile andare ad aiutare un vostro alleato in difficoltà, perché se non avete la W doppia, voi l'unica cosa che potete fare è autoattaccare, utilizzare la Q e se ce l'avete la R. Però la E è veramente fondamentale, quindi non usatela sui campi della giungla, anche se probabilmente nel gameplay mi vedrete farlo. Altra roba fondamentale, un altro tip che vi posso dare, è utilizzate il balzo dell'infinito, la R di Warwick, al posto del flash se dovete scappare. Questo perché? Perché la R, come vedete, ha un cooldown di 70 secondi e poi adesso ancora non abbiamo tanto cooldown reduction, anche di meno, diciamo un minuto, 50 secondi circa, il cooldown del flash. 300 secondi contro 60.
Cioè, 300 secondi sono 6, 12, 18, 24, 30, 5 minuti. 60 secondi sono un minuto. La R, proprio come il flash, vi consente di saltare attraverso i muri, ok? Quindi non c'è bisogno di flashare attraverso un muro per scappare. Altra cosa che potete fare è utilizzare la R per evitare del crowd control. Infatti, mentre balziamo, mentre siamo nell'animazione della R, siamo immuni al crowd control, ok? Quindi se qualcuno dovesse stunnarci mentre saltiamo, non funzionerebbe. Quindi se voi sapete che il nemico ha dei controlli che non ha ancora utilizzato e volete comunque bersagliarlo, perché magari avete degli alleati con voi, utilizzate la R per ingaggiare. In questo modo lui non può utilizzare crowd control su di voi, ok? Per quanto riguarda le rune, avete la possibilità di utilizzare questa pagina qua, che è quella che utilizzo io, ovvero attacco sostenuto, trionfo, leggenda lacrità, l'ultima sfida, colpo basso e cacciatore implacabile. Sono tutte rune che vi aiutano in tutto. Cacciatore implacabile ovviamente vi dà più velocità di movimento per inseguire la gente, e colpo basso o collezione di bulbi vi danno più danno, e ovviamente l'attacco sostenuto, dopo 3 attacchi fate danni in più ai nemici perché vengono resi vulnerabili dopo 3 attacchi, e oltretutto questo debuff si applica anche agli attacchi dei vostri alleati. Cioè, se voi colpite qualcuno con 3 attacchi e poi i vostri alleati attaccano quel bersaglio prende più danni anche dai vostri alleati. E questo quindi è il motivo perché io scelgo di solito attacco sostenuto. Trionfo vi consente di avere un po' di salute in più e di survivability in più, che con Warwick è perfetto perché vi troverete molto spesso a combattere e quindi ad aver bisogno di restare, di continuare a restare in combattimento aspettando che vi ritorni la Q o la E. E poi leggenda lacrità vi dà più attack speed, che sinergizza benissimo con la passiva di Warwick e anche con la W. Ci sono ovviamente altre opzioni, per esempio potete andare tempo letale al posto di attacco sostenuto. Tempo letale sostanzialmente è ottimo nei duelli, nell'uno contro uno, ma in situazioni di skirmish e in situazioni di teamfight sicuramente è meglio attacco sostenuto. Quindi, siccome in elo basso vi capiterà molto più spesso di combattere piuttosto che di andare uno contro uno, io vi consiglio attacco sostenuto, ma anche tempo letale va benissimo. Sono due rune secondo me abbastanza equivalenti al momento, ok? Poi oltre a tempo letale potete scegliere di cambiare leggenda lacrità con leggenda tenacia se nel team nemico ci sono tanti controlli, se ci sono tanti stun, tanti immobilizzamenti eccetera, prendetevi leggenda tenacia perché vi aiuta a superarli, altrimenti leggenda lacrità. Altri cambiamenti che potete fare è prendere al posto di colpo basso collezione di bulbi, che sostanzialmente va benissimo comunque, sono due rune che anche io ogni tanto scambio. Potete anche prendere, se volete, al posto di cacciatore implacabile, cacciatore famelico, ma Warwick ha già abbastanza sustain, non ha strettamente bisogno di cacciatore famelico. E poi potreste addirittura cambiare pagina e prendervi una pagina dalla stregoneria, che può essere K della nuvola e celerità, per ottenere ancora più velocità di movimento. K della nuvola è utile quando utilizzate per esempio il flash o quando utilizzate lo smite, oppure celerità e camminare sull'acqua per gli scontri nel fiume. Queste sono le varie pagine che potete utilizzare con Warwick. Questa, ve la rimetto qua, è quella che utilizzo io con attacco sostenuto, ma vi dicevo, potete usare anche tranquillamente quella con tempo letale. Poi per quanto riguarda invece gli oggetti che potete prendere con Warwick, sono questi qua. Allora, ovviamente iniziamo con pugnale incandescente e pozione ricaricabile, poi fate il trucchetto tra virgolette della ward, quindi andate a wardare, recollate e scambiate le ward con la lente dell'oracolo, perché con Warwick invadrete abbastanza. Il primo recall dovete prendere sempre la Tiamat nel primo recall, perché è l'item più forte in early per Warwick, perché gli consente di farmare molto molto più velocemente. Come core build ci sono due varianti. La mia, io prendo l'Egida del Sole, che è un item abbastanza
tank, sicuramente di più dell'annientatore divino, e poi l'idra titanica, e poi ovviamente gli stivali, qualsiasi stivale voi vogliate a seconda della situazione. E c'è anche la possibilità di prendere l'annientatore divino e l'idra titanica. L'annientatore divino è in realtà l'arma, l'oggetto che il 95% di giocatori di Warwick prende. Quindi se volete la build standard, prendete l'annientatore divino, perché è un oggetto comunque molto potente e vi dà ancora un po' più di sustain. Ma io personalmente preferisco l'Egida del Sole, che ancora qualcuno prende in realtà, ma il 95% prende l'annientatore divino. Quindi io ve le metto tutte e due, perché comunque io gioco molto Warwick e mi sento di potervi dare anche la mia versione della build, ma in elo alto è... tutti usano, quasi tutti, il 95% annientatore divino. Poi gli stivali, quindi ovviamente potete prendere i calzali di mercurio se ci sono tanti avversari con tanto crowd control, le piastre d'acciaio se gli avversari fanno danni principalmente con gli autoattacchi, e se invece non ci sono nessuna delle due situazioni, potete prendere gli stivali della Cume di Ionia per avere un pochetto di più di velocità di abilità. E poi per finire scegliete fra questi item, ovvero Orgoglio di Randuin, Corazza dell'Uomo Morto e in realtà anche Corazza Spinata contro squadre che hanno tanto AD. Corazza Spinata e Orgoglio di Randuin sono molto forti contro gli auto-attacker, quindi si hanno tanti campioni che fanno danni con gli auto-attacchi, per esempio Tryndamere, Master Yi, che ne so, un ADC tipo Ashe, l'Orgoglio di Randuin è molto utile, stessa cosa per la Corazza Spinata ha in più il fatto che vi dà ferita grave, quindi se nel team avversario c'è qualcuno che si cura molto, prendete Corazza Spinata perché riuscirete a ridurre la quantità di cure che si prende. E invece Corazza dell'Uomo Morto vi dà resistenze al danno fisico, ma vi dà anche velocità di movimento in più, che è sempre utile con Warwick. Poi, per quanto riguarda invece la difesa contro il potere magico, vi prendete o la Corazza Spirituale o la Forza della Natura. Corazza Spirituale io lo prendo praticamente quasi sempre, perché è un oggetto che vi dà ancora più sustain e vi dà anche un po' di resistenza magica, ma se avete bisogno di tanta resistenza magica prendete Forza della Natura, perché ve ne dà di più e anche perché vi dà una passiva che vi consente di raggiungere 6 cariche di fermezza e subire quindi il 20% di danni magici in meno e ottenere velocità di movimento. Questo oggetto è molto potente contro nemici tipo Teemo, tipo Cassiopea, gente tipo Victor, gente che fa danno magico nel tempo. Non tipo Fizz che fa autoattacco W e va ammazza, no, contro chi fa danno magico nel tempo, anche Singed per esempio, specialmente chi ha veleni o dot di qualsiasi tipo, anche Brand per esempio che ha la fiamma, no? Questo vi consente di accumulare praticamente ogni volta che arriva il danno per esempio del veleno di Teemo, voi ottenete una carica. E questa carica vi dà resistenza magica in più. Quando ne ottenete 6 avete il 20% di resistenza ai danni magici in più. E quindi questa contro quei nemici che hanno un danno a dot, cioè un danno overtime nel tempo, quindi veleni, bruciature e simili, Forza della Natura è perfetta. E poi c'è anche ovviamente la possibilità di prendere l'Angelo Custode, la Mannaia Oscura, ma anche in realtà il Pegno di Sterak, che sono altri 3 oggetti che vi possono aiutare, ovviamente la Mannaia Oscura contro tanti tank, la Sterak vi dà survivability in più, che è sempre ottima perché vi dà quello scudo in più, oltretutto vi dà anche salute e attacco fisico, e questo è un esempio di full build mia, cioè una mia full build standard, perché avete l'Egida del Sole, l'Idra Titanica, gli stivali della Cume che potete scambiare, e poi avete un oggetto contro AD, che è la Corazza Spinata, che vi dà anche la ferita grave, quindi utile contro nemici che si curano molto, un oggetto che vi dà resistenza contro il danno magico, la Corazza Spirituale, e avete poi anche il Pegno di Sterak, che invece è un oggetto che vi dà una resistenza in generale, una survivability in più. Quindi questa è la build che vi consiglio, le build che vi consiglio, anzi, per Warwick. Per quanto riguarda il maxing delle spell, maxate ovviamente la R ogni qualvolta possibile. Poi,
la W come prima, la Q come seconda e la E come terza. Per quanto riguarda le abilità che dovete prendere, l'ordine, la W come prima, la Q come seconda, la E come terza e poi quando potete la R. Quindi è un sistema di maxing molto semplice. Vi consiglio di maxare la W perché vi dà tanta velocità di movimento verso i nemici con salute bassa, il che vi consente di muovervi per la mappa molto molto velocemente. La seconda abilità da maxare è ovviamente la Q, perché vi dà accesso ad un morso più potente e quindi a danni più alti e a una cura più alta, perché sapete che ogni volta che Warwick morde si cura. E poi ovviamente la E come ultima abilità e la R appena potete, perché ovviamente è la ultimate che fa un sacco di danni, immobilizza l'avversario e vi consente anche qua di curarvi, quindi è un'abilità molto molto potente. Benvenuti al gameplay di Warwick Jungle. Allora, ovviamente sono Warwick, mi vedete qua, e questo è un replay, non è una partita live, ma va bene comunque perché riesco a farvi vedere un sacco di roba interessante per quanto riguarda il macro. È una partita che ha già un inizio spumeggiante, direi, e vedrete adesso perché. Allora, io ho la nebbia di guerra settata sulla mia squadra. Allora, quello che volevo fare era andare qua, mettere una ward e iniziare la clear dalla bot side, perché ero contro Kayn e ho pensato Kayn è probabile che starti di qua. Guardate cosa succede, arrivo e loro mi vedono. Metto una ward perché se sa mai e vedrete che adesso non muoio ma mi tocca flashare e quindi l'inizio è... insomma, un inizio un po' negativo, ovviamente sfortunato, non è che abbia sbagliato qualcosa effettivamente. Notate che recollo e la prima cosa che faccio è prendere la lente dell'oracolo e mi dirigo ovviamente verso la mia bot side, perché io immagino che loro siano qua e si stiano facendo i miei campi. E quindi ciò che ho pensato subito è: vado bot side, mi faccio il red e poi invado Kayn al suo blu e al suo gromp, così siamo pari e inizia quindi il vertical jungling, cioè l'invadere costantemente la giungla nemica e quindi dividere la mappa non in orizzontale ma in verticale, ok? Cioè io mi occupo della bot side, il jungle avversario si occupa della top side, poi vedrete che non sarà esattamente così, ma quindi primo campo red buff, andiamo velocemente al suo. Ah, notate qua, io quando arrivo ad un certo punto attivo la lente dell'oracolo per essere sicuro che nessuno sappia che io sto andando a rubare la giungla di Kayn, cosa che effettivamente insomma succede, cioè usando l'ente dell'oracolo vedo che non ci sono ward e quindi io procedo tranquillamente a rubare la giungla. Intanto ho visione di lui e so che lui mi si è fatto tutta la giungla in topside e quindi io mi faccio ovviamente anche il gromp e poi i lupi. Warwick è un jungler molto forte in early game, molto forte nell'uno contro uno per la vostra passiva, per l'attack speed della W, per il fear sulla E con la riduzione dei danni e per il rubavita e il danno della Q. Siete dei mostri, dovete invadere il jungler avversario e impedirgli di farmare. Per farlo cercate sempre di capire da dove parte il jungler avversario, così da sapere dove invaderlo. Una volta che lo avete invaso e che avete rubato i suoi campi, aspettatelo nel cespuglio e fatelo fuori quando si avvicina. Vincerete con facilità quasi tutti i matchup. I più difficili da vincere sono Graves, perché vi può kaitare, e Kha'Zix, per il grosso danno dell'isolamento e della Q. Ma anche questi due si possono battere. Quindi, in early game invadete e cercate di prendere il tempo al jungler nemico. Altra cosa importante per l'early game, gankate molto, specialmente se ci sono obiettivi in vista, draghi o herald. Gankate, fate fuori i nemici, per esempio in bot lane, e poi insieme alla vostra bot lane fatevi il drago. Infatti in questo modo sarete in vantaggio, dato che la bot lane avversaria è stata appena uccisa o è bassissima in salute, e riuscirete a farvi gli obiettivi senza problemi. Con Warwick è fondamentale tradurre sempre le kill in obiettivi, anche in top lane, kill uguale herald. Molto importante con Warwick arrivare al livello 3 e poi fare qualcosa, perché noi vogliamo arrivare il prima possibile ad avere 1125 gold per prenderci la Tiamat. E notate, guardate, c'è la gank qua, perché ho visto che Lux era molto pushata e quindi attivo la W, poi la E, la riattivo la seconda volta spaventandola, ma Lux aveva anche flashato, quindi bene così. Allora adesso
Io so che qua non c'è più nulla nella giungla. Probabilmente vado a farmi lo scatto, il crab, che non è fondamentale, però visto che c'è ed è disponibile, me lo faccio. E un altro, adesso si può scegliere o andare mid o andare bot. Io ho scelto di andare bot, vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Loro sono molto pushati in realtà, quindi non so se ce la faremo. Uso la E, spavento Rakan e con la Q lo seguo. Vengo mantenuto in vita da Nami e voilà. Allora, adesso, come vedete, io mi metto qua nel cespuglio e aspetto un attimo perché immaginavo che Kane sarebbe arrivato. Allora, ingaggio su Kane e voilà, abbiamo preso anche la kill su Kane. È stato fondamentale qua aspettare. È stato fondamentale perché se non lo avessi fatto, probabilmente loro sarebbero stati un pochetto più in difficoltà contro Kane. Quindi guardate anche sempre dove è il jungler nemico. L'avevamo visto in mid lane, quindi era probabile che, avendo visto me e gli altri due in bot lane, lui sarebbe poi venuto a cercare di far qualcosa. Io sapevo che lui non aveva più la giungla qua perché l'avevo rubata io, e quindi dove poteva venire? Solamente bot lane, per cercare di fermare la nostra azione, ok? Recollo e ovviamente posso prendere la Tiamat, che è un item fondamentale per Warwick, perché ci consente di fare di avere una clear molto più rapida. Io so che lui ha startato top, quindi se io iniziassi a fare la clear top non troverei i campi. Per questo motivo vado verso la bot lane, inizio a fare la clear da qua perché voglio avere tutti i campi in fila. È una cosa che dovrete fare sempre se giocate jungle, cercare di tenere i campi della giungla in fila, in modo che ne finite uno, subito dopo ci avete l'altro, subito dopo ci avete l'altro, senza pause in mezzo. Allora, io vedo che loro stanno fightando, continuo comunque a farmare perché non è chiaro effettivamente se si fighte là, e soprattutto c'è ragione di fightare qua? Non ci sono draghi, non c'è l'herald, non c'è lo scuttle, non c'è ragione di fightare. E quindi ho continuato a farmare. Potevo andare a fare il drago, ho scelto di non farlo perché sto dando la priorità alla farm e poi all'herald. Il primo drago di solito non mi importa molto di prenderlo, perché l'herald è più impattante e perché c'è bisogno di farmare un po', specialmente in questo momento che siamo contro Kane. Io becco Kane, che sta cercando di rubarmi il Gromp, lui voleva fare vertical jungling, io l'ho fermato. E ovviamente ho usato anche la lente perché c'era la possibilità che ci fossero delle ward nemiche, e lui recolla, cioè lui, scusate, se ne va, io recollo nonostante abbia fatto solo una full clear, perché c'è il drago bot e forse la possibilità di gankare bot. Prendo gli stivali, che ci danno velocità di movimento e un lume di controllo. Gli stivali sono importanti perché per un jungler ti consentono di muoverti all'interno della mappa più velocemente, quindi prima li prendi più distanza riesci a coprire nella mappa, e più durante la partita, che dura magari 30 minuti, distanza copri e quindi più cose fai. Io ovviamente adesso sto puntando al drago perché non c'è più nulla da fare nella mappa. Non ricordo bene cosa faccio in questo momento. Credo che metterò una pink qua, spero, sì, esatto, così da vedere se qualcuno andava a farsi il drago. E adesso vediamo. Un'altra possibilità sarebbe invadere Kane, perché noi sappiamo che i campi della giungla di Kane dovrebbero essere up, visto che l'abbiamo fatti noi. Ci ingaggia Rakan, io qua utilizzo la E per spaventarli, il flash, ma hanno anche usato l'ignite. Kane arriva, io utilizzo la Q su di Kane per andare dall'altra parte e fare il giochetto del girotondo praticamente, e riesco a cavarmela così. E il mio invade è stato tanto sensato, nel senso sapevo che là c'erano dei campi da prendere, quanto pericoloso, perché non avevo, cioè avevo la praio, ma c'era la possibilità che Kane fosse da quelle parti, proprio perché prima l'abbiamo visto topside e lui sapeva che noi gli avevamo rubato la giungla botside, quindi lui si aspettava che io potessi essere là a continuare il mio invade. Io vedo che qua c'è ovviamente la possibilità di una counter gank e vediamo cosa succede. Ingaggio su Xayah, e Xayah non ce la portiamo a casa per poco, però in questo modo abbiamo stoppato i nemici dal daivare Lucian. Arriva Vex, ma arriva anche Kane. Io re-ingaggio su Xayah con la R, riusciamo ad ucciderla, la E su Kane per impaurirlo e magari farlo fuori. Non ce l'abbiamo fatta a farlo fuori, però avete visto che reagire alla gank, tra virgolette, di Lux è stata la decisione più sensata, perché
Io adesso posso farmi il drago. Ho visto che Kane aveva salute bassissima. Noi abbiamo la Praio, abbiamo preso delle kill. Il drago è nostro. Con Warwick cercate sempre di dare priorità agli obiettivi, perché è un jungler che li fa molto velocemente, prima cosa, e non è un jungler che scala benissimo in late game. Non è non è un cattivo jungler per il late, però meglio farsi gli obiettivi. Per questo motivo io, invece di farmare, vado direttamente a farmi l'herald. Prendersi drago più herald è una cosa ottima. Uso ovviamente le lenti dell'oracolo per assicurarmi che non ci siano ward nemiche da queste parti, e vediamo cosa scelgo di fare. Se dare una mano, credo che proverò a dare una mano a Fiora, giustamente, così mi prendo la Praio e poi vado a fare l'obiettivo. Lui mi stordisce e poi con la velocità di movimento riesce ad andarsene, perciò non sono riuscito ad applicare il Fear sulla sua E, ma questa mia azione ci consente di prendere un po' di spazio sulla lane. Lui è basso in salute e quindi noi possiamo farci l'Herald. Mi sono preso la Praio, la Priority. Volibear adesso non può venire a fermarmi per due motivi. A, è abbastanza basso in salute. B, c'è una wave gigantesca che sta pushando Fiora. E questa wave lui se la deve prendere, perché sennò si perde tutta l'esperienza dei minion e tutto il gold dei minion. Lui è bloccato qua, in lane. Quindi io ho la possibilità di prendermi l'Herald veramente senza problemi. Quindi mi prendo l'Herald e adesso vedrete che poi credo che ricomincerò la clear al ecco, vedo Kane che ganka e quindi cerco. Allora, questa raga è una giocata che in molti di voi non avrebbero fatto, perché devi conoscere molto bene Warwick per poterla fare. Cioè dici 2 contro 1, Kane è quasi allo stesso livello tuo, comunque a livello 6, e Volibear è a livello 8, quindi era 2 livelli sopra te. Come fai a prenderti la kill? E Warwick è molto forte in early game, e quindi piano piano, testando i limiti di questo campione, riuscirete a capire quando potete fare delle azioni del genere e quando no. In questo caso potevo. Ho usato subito il messaggero della landa, perché il mio scopo adesso è prendermi il gold delle placche, e vedete che ne prendo 3 di placche, quindi 3, 20 più 160, 4 e 80, forse ne prendo addirittura 4, prendo un botto di gold sostanzialmente, che ovviamente ti consente di snowballare più velocemente in early game, early mid game. Infatti ho preso anche un'altra placca, quindi siamo a quasi 600 gold, che sono tantissimi, più la kill, le 2 kill prese, insomma ho veramente un sacco di gold addosso. E adesso quello che posso fare è ovviamente prendermi lo scuttle, perché è completamente free, non c'è nessuno che mi può fermare, e adesso la scelta è o recollo direttamente o continuo a farmi la clear. Forse sarebbe stato meglio recollare direttamente, perché recollando direttamente mi prendevo la Bami Cinder, il tizione di Bami, che mi consente di avere una clear ancora più veloce, e quindi poteva essere una cosa sensata recollare. Ho deciso di fare comunque la clear, infatti adesso mando un po' avanti più velocemente in modo che possiate vedere. Poi qua mi sa che mi fermo a pensare se recollare subito dopo i lupi o continuare, non ricordo cosa faccio. Ok, vado a cercare di dare una mano a Fiora, inseguo Lux, non so se riesco a raggiungerla sinceramente. Ah, R su di Lux, come no, e Q per andare dall'altra parte rispetto a Lux, flash e la uccido, e adesso sono solo contro Kane. Allora, io qui potevo continuare a fightare, però ho detto se Kane mi sta continuando a fightare significa che c'è qualcuno qua, e infatti c'era Volibear. A seconda di come si muovono i nemici potete capire se qualcuno li sta per aiutare oppure no. Kane era troppo aggressivo, io l'avevo battuti in un 2 contro 1 prima, lui e Volibear. Se Kane è così aggressivo evidentemente ha qualcuno che lo sta per aiutare, perché se no non fa sta cosa. Ci facciamo ovviamente la full clear a questo punto. Come vedete facciamo il red e poi scendiamo, ci facciamo anche i Krags. E sta per spawnare il drago. Io credo che recollerò, perché ho veramente tanto gold addosso, anche quello di Lux, oltre a quello delle 2 kill top, delle placche, eccetera. Quindi recollo e guardate cosa mi prendo. Mi prendo la l'Egida del Sole completa e aspetto un quarto d'ora qua in base, non si sa perché. No, mi prendo anche i calzari di Mercurio. Ero indeciso sull'acquisto degli stivali.
E alla fine ho preso i calzari di Mercurio perché siamo contro lei, lui e Rakan, che hanno molto crowd control. Io sto andando direttamente qua, direttamente, perché non ho campi. Vedete, faccio EQ, uccido Kane e vai. Non avevo campi da poter prendere, quindi la cosa più sensata da fare era o andare al drago o andare ad aiutare i miei compagni di squadra. Siccome sono molto forte in questo momento, fightare era sicuramente la scelta migliore. C'è Volibear che cerca di fermarmi. Lui mi stordisce, io lo spavento. E sto ovviamente cercando di prendere lo Scuttle Crab, perché dal secondo Scuttle Crab in poi gli Scuttle Crab sono molto forti. Notate che sto fightando veramente tanto, perché sono tanto forte in questo momento. So di avere un vantaggio gigantesco e quindi posso permettermelo. Inseguo Volibear tenendo premuto la Q su di lui e lo uccidiamo con colpi della torre e danni degli alleati. E adesso una cosa che potremmo fare, vabbè, ovviamente inseguire un po' Xayah per vedere se riusciamo a farla fuori. Non ci riusciamo, ma abbiamo la Praio. Questo è il drago. Ah no, attenzione, perché arriva Kane. Io ho usato la E sbagliando, non ho beccato Kane, che ha ottenuto nel frattempo la forma blu. E adesso, secondo me, esatto, attiviamo la W, lo inseguiamo e vediamo se riusciamo a prendere la kill. No, e quindi mi metto direttamente a fare il drago. Cosa importante con Warwick: ogni volta che ottenete un vantaggio in termini di kill, traslate quel vantaggio in un obiettivo, in questo caso il drago, perché ovviamente con gli obiettivi riuscirete a snowballare la partita e a finirla presto, perché come vi dicevo all'inizio, Warwick non è un jungler molto, che scala molto bene, non è, che ne so, un campione tipo Yone che in late game diventa straforte. Warwick in late game è un po' così così, quindi prima finite la partita meglio è. Non so se avete notato, ma io prima ho pingato qua, perché io voglio prendermi subito il secondo Herald. Il mid game è quando la prima torre è caduta e in generale quando i laner iniziano a girare per la mappa più liberamente invece di rimanere fissi in corsia. In mid game, se abbiamo snowballato come dovremmo, saremmo molto forti. Questo è il momento per individuare le lane alleate più forti e fiddate e aiutarle a snowballare ancora di più. Inoltre, fondamentale fare draghi ed herald per velocizzare la vittoria, magari riuscendo ad ottenere l'anima del drago. Warwick, infatti, perde molta della sua efficacia in late game e sarebbe quindi meglio finire le partite quanto prima possibile. Per questo il suo early e mid game devono essere così aggressivi, ok? Adesso mi faccio ovviamente i lupi, aumento di livello, sono a livello 11 mentre Kane è a livello 9, ho già dato due livelli di distanza a Kane, 7 kill e 2 assist, e ovviamente adesso ci facciamo il Gromp e poi andiamo nel river e vediamo se ci facciamo prima lo Scuttle o prima l'Herald. Ok, l'Herald, giusta call, perché effettivamente almeno abbiamo visione e nessuno può prendere visione di questa, di quest'area. Qua abbiamo sia Fiora che Nami, quindi siamo al sicuro. Se dovesse arrivare Lux la facciamo fuori, quindi mi sono messo a fare tranquillamente l'Herald, che è un obiettivo molto molto forte. Arriva Kane, lo vedete, no? Arriva Kane, arriva anche Volibear. È una situazione un po' pericolosa. Vediamo cosa succede. Nami quasi lo becca con la Q. Volibear viene tenuto a distanza da Fiora e sfortunatamente Kane riesce a prendersi l'obiettivo. Però vedete che io sto inseguendo Lux, che poi si trasforma nell'inseguimento di Rakan. Faccio fuori Rakan, Q su Xayah e Lux, e mi sa che questa volta flash oltre il muro invece e mi salvo. Questa era una roba che non mi ero ricordato. Ovviamente cercate sempre di utilizzare i flash nella maniera più sensata. Io uso la E per spaventare Lux proprio nel momento in cui esce dalla stasi dell'Ozonia. E siamo sopravvissuti anche questa volta. Adesso una cosa che potrei fare è andare a vedere se ci sono le cose, però no, se ci sono i Krags nemici. Scelgo invece di andarmi a fare il blu e credo che dopo il blu recollerò. Credo che sia la cosa più sensata da fare. Vedete quanto sono stato aggressivo questa partita, veramente veramente tanto, perché c'era l'opportunità di esserlo, ovviamente.
avendo giocato un early ottimo, sono riuscito a prendermi un sacco di oggetti, un sacco di vantaggio. Vedete, io li ho aspettato perché sapevo che Kane sarebbe venuto da quelle parti. E insomma, ho potuto usare il mio vantaggio per fightare continuamente e continuare quindi a snowballare la partita sempre di più. Qua ci siamo presi altre due kill. Vex se n'è presa una terza. Facciamo fuori anche Lux. E questo è un ace. Tutta la squadra sta andando bene. E quindi adesso noi possiamo permetterci di rubare tutta la giungla nemica. Fatelo sempre. Perché questo vi consente di negare altro gold e altra esperienza al jungler nemico. Noi siamo livello 12, lui è livello 10, quindi abbiamo due livelli sopra siamo rispetto a Kane. Questo significa che abbiamo farmato un po' meglio, abbiamo combattuto di più. E quindi continuare a negare esperienza e gold ci consente di... Ecco, arriva Kane. Uso la E per spaventarlo, ma c'è stato bisogno di combatterlo. E usiamo questo per andare di qua. Vedete, questa è stata una partita un po' particolare perché non è andato tutto come avevo pianificato. All'inizio io pensavo di farmi un campo e poi invadere, e non pensavo che Kane mi avrebbe invaso. Invece l'inizio è stato un po' particolare, ma siamo comunque riusciti a leggere bene la mappa, a leggere bene la partita, a capire bene cosa fare ogni volta, a seconda della posizione dei nemici e degli alleati e della comparsa degli obiettivi sulla mappa. Vedete, ho subito pingato il drago Hextech, perché siamo a due draghi, questo sarebbe il nostro terzo. Prendiamo gli obiettivi, snowballiamo ancora di più. Anche perché prendere il Baron adesso probabilmente non ci servirebbe. E sarebbe anche molto rischioso perché il Baron adesso ci toglierebbe tanta salute con i suoi attacchi. Non siamo in late game e quindi diventa un po' difficile. Quindi io vado tranquillamente a farmi la mia clear. Il drago sarà, arriva fra qualche secondo. E quindi io inizio a farmi la clear dai Krags. E poi, vedendo che Kane è top, vado a farmi tranquillamente il drago. Questo è un errore anche da parte di Kane, perché se il drago sta per spawnare, e vedete che Xayah l'ha pingato, se il drago sta per spawnare e la squadra avversaria ha due draghi, bisogna fermarla dal prendere il terzo drago. Invece Kane è andato nella parte completamente opposta della mappa. Io a questo punto invado, vedo che c'è Lux, c'è Xayah, c'è Rakan, uso la E, volevo usare E e Q per ingaggiare su di loro. Mi prendo il blu mentre i miei alleati combattono, perché so che possono cavarsela, perché sono tutti in gran vantaggio rispetto agli avversari. Il late game è quando le lane praticamente non esistono più e la maggior parte dei giocatori ha già 3 o 4 item completi. Quello che dovete fare con Warwick è evitare il late game quanto più possibile, ma non pensate che non si può comunque vincere una partita andata molto late. Infatti, basta solo sapere qual è il proprio ruolo e ora ve lo spiego. Warwick non è molto forte in teamfight perché se viene centrato dai controlli nemici non può far uso dei suoi strumenti di sopravvivenza, ovvero il rubavita, e dei suoi controlli, ovvero la sua E e la sua R. In late game quindi dovrete sostanzialmente sacrificarvi per ingaggiare e tenere fermi i nemici il più possibile, mentre i vostri compagni di squadra li faranno fuori. Cercate sempre di individuare il nemico più pericoloso e di usare tutti i vostri controlli, la E e la R, su di lui, in modo da facilitarne l'eliminazione. Anche se nel farlo ci morite, va bene comunque, ma ovviamente meglio se in late non ci arrivate, ve lo ricordo. Ricordate anche di prendere gli obiettivi rimasti, l'anima del drago, l'elder e il baron, perché sono fondamentali. Appena avete un vantaggio, subito a fare un obiettivo, che sia un drago, il baron, una torre o un inibitore. E infatti si sono presi la kill. E adesso vediamo qua cosa succede, perché c'è Vex anche dall'altra parte. Arriva Kane, io utilizzo la E e come al solito Kane utilizza la R, proprio io qua, proprio quando io stavo utilizzando la E. Per spaventarlo e non riesco purtroppo a raggiungerlo. Kane con la Duskblade è veramente palloso, nel senso che è difficile riuscire a stargli dietro perché tra la velocità di movimento della E e il fatto che può entrare nei muri, tra l'invisibilità diventa molto difficile da inseguire, da combattere in generale. Io mi sto facendo il red per il discorso di prima, cerchiamo sempre di negare quanto più possibile a Kane.
che cerca di raggiungerci. Ingaggio su Dilux con la R, arriva Vex e la fa fuori. Arriva anche Rakan, lo spaventiamo con la E. Q attraverso Rakan, lo uccidiamo. E arriva anche Volibear. Utilizzo la E, la Q scusate, su Kane, lo uccidiamo. Però uccidiamo Kane, ma adesso mi sa che non ce la facciamo. E infatti siamo stati fatti fuori per la prima volta nella partita. Quindi 11 kill, una morte. Quindi vabbè, direi che comunque è un bilancio più che positivo. Adesso andiamo avanti un po' più velocemente, così che appena respawno vi posso far vedere cosa facciamo. Ovviamente io nel frattempo ho comprato la corazza spinata, perché voglio togliere a Volibear la possibilità di curarsi, e perché Xayah fa parecchi danni con gli autoattacchi, e quindi voglio cercare di limitare i danni degli autoattacchi di Xayah. Questa era anche una partita ottima per corazza spirituale come primo item, perché abbiamo i danni di Lux, che però vedete è 0,7, quindi insomma un po' di danni di Volibear, un po' di danni di Kane Blue. Ho scelto la corazza spinata, è stata una scelta proprio mia. Poteva andare bene, come dicevo, anche la corazza spirituale. Ci facciamo ovviamente lo scuttle, perché era lì e soprattutto era completamente incontestato. Prendiamo la ward e adesso potremmo pushare mid tutti insieme. Ma vicino al cespuglio, ovviamente con la lente dell'oracolo attiva. E vediamo che ci sono nemici. Io continuo a rimanere qua per continuare a dar fastidio a loro. Sono a livello 14. Gli altri, il team avversario è tutto almeno un livello sotto, alcuni 3 livelli sotto, alcuni 4 livelli sotto addirittura. Noi siamo talmente forti che possiamo permetterci di pushare così direttamente. Abbiamo preso la torre, R su Xayah, che Nami poi finisce. E adesso quello che possiamo fare è o prendere la torre e l'inibitore nel frattempo che aspettiamo il drago, e poi andare al drago, oppure recollare. Ma siccome siamo così potenti, riusciamo veramente a prenderci la torre. Poi io ingaggio su Lux, il Fear di Vex riesce a garantirci la kill, e adesso ovviamente si va al drago. Sto pingando il drago, c'è Kane, lo inseguiamo e riusciamo ad ucciderlo. Il drago spawna fra qualche secondo. Mi pareva di aver scritto una roba tipo esatto, ho detto fatevi la torre, vedete Warwick ha preso di me la torre interna, fatevi la torre perché io riesco a farmi il drago anche da solo. In questo modo ho preso una call, ho fatto una call molto sensata, perché così io riesco a farmi il drago, loro riescono nel frattempo a mettere pressione di qua, e in questo modo prendiamo due piccioni con una fava, cioè riusciamo ad assicurarci sia il drago, che è oltretutto l'anima del drago, perché è il quarto, che la torre. A questo punto abbiamo l'anima del drago su 6 obiettivi che si sono presentati sulla mappa, ne abbiamo presi 5, 4 draghi e un herald. E vedete come il controllo degli obiettivi ci ha comunque garantito una partita sicuramente più facile di quello che poteva essere. Arriva Lux, io ovviamente la vedo, W e Q attraverso Lux e E, questa è una combo fondamentale per Warwick, cioè cercate quando utilizzate la E di utilizzarla sempre in modo che spaventi il nemico verso la vostra squadra. Quindi se il nemico è qua e la vostra squadra è qui e voi ingaggiate così, ingaggiate e se usate la E in questo modo lui si allontanerà dalla vostra squadra, se invece usate la Q e poi la E lui si avvicina alla vostra squadra. Ovviamente ci facciamo anche una bella clear, perché a questo punto potremmo anche non farla, potremmo anche semplicemente gruppare e pushare, non mid però, perché mid abbiamo già un obiettivo. Lì volevo lasciare il red buff a Lucian, ma ci ha messo un'ora e mezza e il tizione di Mami
ha ucciso il buff. Adesso mi unisco al team perché vedo che stanno fightando e possiamo effettivamente far qualcosa. Uso la R, poi la Q su Volibear. E praticamente, ragazzi, abbiamo fatti fuori tutti. Tutti, completamente. Cioè, avete visto, questa partita l'abbiamo veramente, veramente stompata alla grande. Sia grazie al mio intervento in giungla, perché ho giocato una partita veramente buona, sia perché anche i miei alleati sono comunque stati in grado di utilizzare il vantaggio che si sono presi e che io li ho aiutati a prendere durante la partita con le varie gank, eccetera. Ho gankato mid, ho gankato bot, ho gankato top, ho gankato un po' dappertutto. Ok, questo quindi è come giocare Warwick in Season 12. Spero che il video vi sia piaciuto, che vi sia stato d'aiuto. Ricordate di mettere un like, iscrivervi al canale e tutte le solite cose. Ci vediamo come al solito al prossimo video. Ciao raga!